Fred Pure Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 77esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono molto felice di essere nuovamente in compagnia di Luca Guadagnino. Ciao, che presenta fuori concorso un corto, Fiori Fiori Fiori, e un documentario, Salvatore, Shoemaker of Dreams. Devo dire che dopo la proiezione mi sono sentita veramente carica, carichissima. Mi ha dato un boost di energia, una botta di energia. Hai visto questo ieri? Film, sì, perché non è solo non è un documentario, non è una biografia, ma è una lezione sul fatto che il talento non è l'unica cosa e ci vuole la determinazione e andare lì oppure sul fatto che la determinazione non è l'unica cosa, ci vuole il talento. Esattamente, cioè è proprio una lezione di vita di una persona che è riuscita a fare questo, è riuscita anche a portarlo e a comunicarlo a chi era con lui. Era questo, diciamo, l'obiettivo nel percorso del film. Beh, l'esperienza di Salvatore Ferragamo è talmente complessa, stratificata, che impatta sulla storia del Novecento in una maniera così radicale che era troppo ghiotta l'occasione per non afferrarla. Certamente lui era un uomo, era già Salvatore Ferragamo quando era bambino, era un uomo che sapeva unire in maniera meravigliosa la visionarietà, la capacità di sognare ad occhi aperti con un senso del rigore, della disciplina, dell'etica e l'amore per il sapere. Ferragamo andava all'università a fare i corsi serali di anatomia perché lui andava di sera, perché di giorno lavorava proprio alle sue scarpe, voleva capire ancora di più come fare la scarpa perfetta. Un uomo che viene da Bonito, in Irpinia, nei primi del Novecento, immaginiamo cosa volesse significare quel luogo in quel momento lì della storia, eppure diventa il compagno di spaghettate di Rodolfo Valentino, crea immagini e immaginari con i più grandi registi del secolo come Cecil B. DeMille o come David Griffith. Un uomo che era in grado di capire esattamente che cosa voleva significare il desiderio degli altri nei confronti di ciò che lui produceva e lui faceva. Insomma, una figura veramente complessa e titanica. Mi ha colpito anche la sua famiglia, devo dire, perché ho capito che queste sue caratteristiche erano riuscite poi a comunicarle e a farle diventare, tra virgolette, un impero, però un impero di grandi lezioni, non solo d'arte. Lui quarantenne decide che deve trovarsi moglie e va a Bonito, nel paese da cui è nato e da cui è andato via, perché forse moglie vuoi dei paesi tuoi, con saggezza, poteva avere chi voleva, da americana per esempio. E incontra questa giovane ragazza che era la figlia del sindaco di Bonito, la quale lo guarda e gli dice: lei non si creda che siccome lei è famoso io mi intimidisco. E questa sorta di carattere così puntuto della ragazza, mescolata a una, che lo vediamo nei filmati che fanno vedere la signora Wanda Ferragamo da giovane, mescolata a questa meravigliosa energia di vitale che questa donna aveva, lo convincono che lei è la donna da sposare. E la sposa. Lui è come se avesse previsto che quando lui sarebbe scomparso non sarebbe finito tutto, ma al contrario, che la sua lezione sarebbe stata raccolta da una giovane donna che non aveva fatto l'esperienza che aveva avuto lui. Non era andata su un transatlantico a 12 anni alla volta delle Americhe, non avrebbe visto nascere Hollywood, non si sarebbe confrontato con la complessità di quel mondo. Eppure la signora Ferragamo, in forza di questo amore profondo per suo marito, in forza della lezione che lei ha imparato da questo marito, dal giorno al domani si trasforma in una grande imprenditrice e fa diventare ancora più importante, più che fa crescere il nome del marito. Vado un secondo su Fiori Fiori Fiori. C'è chi ha detto, mi è piaciuto per una cosa, c'è chi ha detto che durante il lockdown ci siamo dovuti confrontare tutti con forse le parti più oscure di noi. Io non credo, però credo che ci sono mancate delle cose, anche semplicemente odori, immagini, e nel tuo documentario, nell'essere così personale, ho trovato quello che forse è mancato a tutti, ho visto quell'emozione e quindi... Ecco, è più un grazie che un... Grazie a te, allora, mi piace quello che hai detto, grazie. Grazie a Luca Guadagnino per Salvatore Shoemaker of Dreams e Fiori 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 alla 77esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider. Grazie.